voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani. Non ci sarà mai nessun messaggio che possa dissuadere qualcuno che non ha più speranza e non ha scelta. Il PD e la Gualmini proprio non riescono ad accettare il volere del popolo italiano e criticano il video del presidente Meloni che cerca di dissuadere questi tanti poveri disperati. Replicare la dottrina Cruciani a questo video veramente patetico di Meloni che così si collega e avverte appunto chi sta dall'altra parte del Mediterraneo. Cioè, mi raccomando, non venite mica qua, perché se venite qua Che c'è vi di male? rispediamo indietro. Forse siamo alle comiche. Alle comiche abbiamo assistito noi italiani che per 10 anni abbiamo visto un governo non eletto fare l'esatto contrario di quello che il popolo gli chiedeva. Anzi, screditando ed infangando con etichette come fascisti a chiunque andasse contro il loro pensiero. Siamo, No, cioè, forse morite. questo Forse governo è morite, alla anche questo frutta, dice. perché secondo lei là si collegano su Twitter o su Facebook, vedono, Beh, ma allora non partiamo, sì. allora non partiamo, Quello non lo so, intanto proprio perché così. no, mio figlio muore di fame, noi stiamo qua, moriamo qua. E invece loro continuano a volere un'immigrazione incontrollata. Ma la cosa più bella è che continuano a parlare di accoglienza diffusa. Che in realtà è stato Salvini da ministro dell'Interno che ha completamente raso al suolo il sistema di accoglienza, l'unico che un po' aiutava i Lo sindaci, cioè SPRAR dice. quel sistema SPRAR, che voleva dire accoglienza diffusa in tanti piccoli comuni, in modo da non creare situazioni di insicurezza ai cittadini. In realtà Salvini. Ma proprio mentre lei parla di accoglienza diffusa, le rispondono i cittadini di Modena, città dove lei è nata e cresciuta. Arrivano ai cittadini arrivano di sicuro i migranti. E purtroppo ho piacere di vedere la dottoressa Gualmini qua, proprio perché è di Modena e sappiamo bene che questa cosa non è una questione di qualche giorno, qualche mese, qualche anno. È tanto tempo, sono 10 anni, 15 anni che l'accoglienza a Modena viene fatta in quale maniera? Senza nessuna mediazione. Stanchi degli sbarchi e siamo veramente stanchi. Non siamo più liberi di andare in giro per la nostra città. Dobbiamo chiuderci nelle case. Purtroppo, come avete visto dalle testimonianze, il PD proprio non riesce a capire qual è la realtà. E dei problemi dei cittadini, come al solito, se ne fregano.